Proprio in questi giorni si sta celebrando il vostro 80° anniversario. Dunque, qual è il fattore vincente della vostra attività? Il fattore vincente è prodotto sempre fresco, che cioè l'80 anni dell'attività ovviamente, sì. Che si tramuta, io sono la terza generazione, sì. Per cui ovviamente la vendita di un prodotto eccellente, fatto un grande sacrificio che non fa paura. Come è partita la vostra attività, alla fine il vostro sogno familiare? Il mio nonno era un dipendente di una pasticceria Belli, si parla ancora del 32-33. Da dipendente ha voluto mettersi in proprio. Tieni presente che il primo negozio l'avevamo nel 34 qui di fronte, nei vecchi stadi, e praticamente lui ha creato il primo forno, cioè nel 34 era tutto molto, molto più semplice. Allora, ho iniziato appunto nel 34 con il coniuge Oreste, purtroppo morto giovanissimo, e Maria, che è quella che ha praticamente portato avanti l'attività. La mia nonna Maria, che ha ricevuto dal Gallaratte i due galli, che era il premio più importante, come la storica Sciura Maria, che è riuscita comunque negli anni a portare avanti questa tradizione. Se non che poi nel 54, il nonno era ancora vivo perché è venuto a mancare nel 67, hanno acquistato qua, e da qui, cioè dal poco, si sono ovviamente sviluppati e tutto. E il nonno muore nel 67 e mia nonna aveva già quattro figli, di cui io sono la figlia della signora Carla, purtroppo mancata recentemente, e i bianchi erano quattro: uno che ha aperto in via Riva, su strada, uno che ha aperto alle torri, e qui dove c'erano la mia mamma e il mio Roberto, per cui io sono la terza generazione, di pasticceria. Il segreto è quello di avere il prodotto sempre fresco, la non paura dei sacrifici, perché sai, si lavora il sabato, la domenica, Natale, però io proprio il giorno del funerale di mia madre ho detto: e adesso o chiudiamo o vado avanti. Ci ho pensato due volte, più che altro per il ringraziamento, la memoria di tutto quello che hanno fatto loro, cioè più che altro come ringraziamento della famiglia Bianchi. Dunque, intesa come pasticceria, fanno parte anche i dipendenti che portano avanti il... Cioè, noi qua adesso siamo soci, io con i miei fratelli e mio padre, come dalla parte della mamma, e poi ho dentro i miei cugini, figli dell'altro zio, però i ragazzi non sono parenti. Com'è possibile coniugare la vostra tradizione, quindi il gusto della tradizione gallaratese, con i nuovi gusti culinari? E quindi, se avete ampliato e variato la vostra gamma di dolci per adattarvi al nuovo gusto, o se la vostra attività si basa comunque principalmente sulla tradizione. Sulla tradizione, perché noi abbiamo dei dolci che, essendo, ti ripeto, il nostro segreto è quello di garantire sempre roba fresca, perché se no decade, e cercare di non sgarrare mai. Perché se tu sgarri e dici che è una torta fresca e poi non è fresca... Tra i vostri prodotti di punta spicca sicuramente l'amaretto. E c'è, oltre all'amaretto, un dolce in particolare legato alla storia di Gallarate, o è l'amaretto? La storia di Gallarate, il vero e unico, è l'amaretto. Se, per la sua famiglia, cosa significa tradizione? Quelli puoi scrivere i segreti che mi diceva la mia nonna. Aspetta, perché sennò non funziona. Prima, Alice. Trattare il soldo del povero uguale a quello del ricco, perché è uguale. E poi il cliente se lo devi mandare a quel paese quando è fuori dal negozio, non quando è dentro, e non aver paura dei sacrifici. In vista dell'imminente Expo, in cui la cultura culinaria sarà un argomento fondamentale, cosa ne pensa del cibo inteso come cultura? E del cibo come cultura, noi siamo già stati interpellati da scuole, piuttosto che esercizi di Milano, per fare la storia piuttosto che la combinazione. E
quello che sarà il 2015, però cosa ne penso? Sì, oggi se tu noti il 60-70% delle attività ormai è in mano a questi signori che tendono a copiare tutto per tutto. Certo, copiare un dolce, cioè possono copiare un vestito, possono copiare un tessuto, possono copiare un ristorante, possono che cosa, si spera che non riescano a copiare quello che è l'attività storica. E quindi Bianchi Centro rimane, diciamo, nella nostra zona un pilastro del cibo inteso come cultura. Adesso ci danno la testata come negozio storico, perché i requisiti li abbiamo, i 60 anni di attività, poi il fatto che non abbiamo mai ristrutturato tutto, e in Gallarate sono pochi esercizi, cioè ci rifare i occhiali piuttosto che cosa. Però siamo pochi negozi dove dici cavoli, sono resistiti per 80 anni. Abbiamo fatto l'evento il 12 ottobre, perché ricadeva appunto l'ottantesimo. È stata una bella festa, abbiamo avuto molte adesioni e tutto, e certo c'era la mancanza di quelli che hanno contribuito, ti ripeto. Io sono la continuità, cioè non sono quella che ha contribuito agli 80 anni. Però adesso aspettiamo il prossimo evento, toccando quello che saranno 100, prima il 90 e poi 100.